Fra tutte le innumerevoli menzogne che circolano da secoli guardo i Rosa Croce, vi è almeno una grande verità. I membri dell'ordine cercano di guarire gli ammalati e hanno dei mezzi superiori per assolvere questo compito benefico. I membri degli antichi ordini religiosi predicavano l'avanzamento spirituale, castigando e colpendo il proprio corpo fisico. I Rosa Croce, al contrario, professano il massimo rispetto per il corpo. Guarendo gli ammalati, essi perseguono due scopi. Come tutti i seguaci zelanti del Cristo, attendono con impazienza il giorno del Signore. Sanno che Lucifero, luce falsa della Lemuria, ha radicato negli uomini la passionalità, causa prima del peccato originale, che comporta sofferenza e morte. Sanno anche che Cristo, vera luce della nuova Galilea del futuro, ha svelato l'Immacolata Concezione e ha predicato un Vangelo di amore per liberarci dal peccato. In Oriente, il celibato è un freno efficace perché le razze orientali sono destinate a scomparire, mentre è contrario al piano di evoluzione degli occidentali, in quanto da essi dovrà nascere una nuova razza. In questa parte del mondo, quindi, la parola d'ordine del discepolo è purezza nell'atto generativo. Una nuova razza dovrà formarsi mediante l'amore puro, in modo da far scomparire i mali che, dopo una serie interminabile di generazioni concepite nel fuoco passionale, affliggono l'umanità. Nella nuova dispensazione anche la morte sarà vinta, perché la purezza dei corpi eterici renderà inutile il loro rinnovamento. Malgrado nella Bibbia vi siano molti riferimenti su questa nuova era, un punto tuttavia è rimasto del tutto oscuro. Nessuno conosce il giorno in cui essa sorgerà, né il Figlio né gli angeli. Da quando si è cominciato a predicare il Vangelo, i cristiani attendono ansiosamente il giorno in cui si manifesteranno i figli della luce. Solo il Padre, quale iniziato più elevato dei signori dell'intelletto, può prevedere il momento in cui lo spirito separatistico, che persegue solo il bene personale, cederà il posto all'unificante ed altruistico spirito di amore e di abnegazione. Però vi è sin d'ora una cosa molto chiara. Chi non avrà un corpo opportunatamente costituito per essere adatto alle condizioni del nuovo cielo e della nuova terra, cioè la veste nuziale d'oro di cui si fa menzione nella Bibbia, non potrà sopravvivere. Altrettanto fu degli antichi atlantidei degenerati, i quali non seppero adattarsi alle nuove condizioni atmosferiche loro imposte, perché essi non avevano evoluto i polmoni che avrebbero consentito la sopravvivenza. È cosa nota agli scienziati che lo stato del sangue influenza lo stato della mente e viceversa. Per godere di una mente sana bisogna avere un corpo sano, come dicevano i latini, perché solo un corpo sano può dar vita a corpi sani e solo una mente sana può vincere la passione. I Rosa Croce cercano di guarire il corpo affinché possa ospitare una mente sana per vasa di amore puro. In tali condizioni, ogni nuova concezione è un passo avanti verso il giorno del Signore, giorno al quale aspiriamo così ardentemente. È questa la ragione delle nostre attività curative e del senso del nostro motto: mente pura, cuore sensibile, corpo sano. È stato scritto in varie opere che i membri dell'ordine facevano giuramento di guarire gratuitamente i malati. Questa dichiarazione va chiarita meglio. I fratelli laici, in effetti, hanno il giuramento di curare gli ammalati al meglio delle proprie capacità e possibilità, senza esigere nulla in cambio. Questo voto comprende naturalmente l'assicurazione della guarigione quando si tratta di uomini come Paracelso, il quale aveva il dono di guarire.
utilizzando un metodo che ai rimedi fisici somministrati sotto aspetti planetari favorevoli univa consigli di ordine spirituale, egli otteneva meravigliosi risultati. Altri, che non possedevano le medesime capacità di guarire, si dedicavano ad altri compiti. Ma tutti avevano un punto in comune: non fare mai pagare i servizi resi e lavorare con discrezione senza mettere in risalto i propri meriti. Due cose ha ordinato Cristo ai suoi discepoli, e cioè: predicate il Vangelo e guarite gli ammalati. Il Vangelo cristico significa la nuova era. Tanto l'uno quanto l'altro sono compiti indispensabili. Allo scopo di obbedire al secondo comandamento, i fratelli maggiori hanno creato un sistema di guarigione semplice e nel medesimo tempo efficace, che comprende quanto vi è di più avanzato nelle diverse scuole attuali, con un metodo di diagnosi e di trattamento semplice e sicuri. Hanno fatto un grande progresso che ha consentito di salire dalle sabbie mobili dell'empirismo alla solida roccia delle conoscenze esatte. Quando dichiariamo che vogliamo guarire i nostri simili in nome di Cristo, questa è una ragione vera, solida e valida. Attualmente Cristo è come imprigionato dalla terra. Egli geme e soffre intensamente, attendendo l'ora della liberazione. La sofferenza e le malattie risultano dal fatto che noi trasgrediamo le leggi della vita. Cosa questa che cristallizza il nostro corpo denso e gli lascia una presa troppo grande sul corpo vitale. Simili condizioni ritardano il giorno della nostra liberazione e quella del nostro Salvatore. Aiutando gli ammalati a guarire, insegnando loro a vivere secondo le leggi della vita, cosa che contribuisce a conservare il corpo in buona salute, noi affrettiamo il momento del suo ritorno. Voglia Iddio benedire i nostri sforzi e rafforzarci nell'adempimento di questa benefica missione.